CGL fa i conti. Conti sui tagli? Conti sui fondi che non arriveranno più, conti sulla disponibilità che verrà ridotta per l'anno 2015 in Abruzzo, dopo le dichiarazioni del Premier Renzi. Noi pensiamo sostanzialmente che avremo in Abruzzo il prossimo anno una perdita di circa 150 milioni di euro eh, di possibilità del bilancio regionale. Questa è una scelta per noi assolutamente drammatica, perché la situazione già del bilancio regionale, come sapete, non, è, eh, non gode di grande salute storicamente in questa regione. Perché questi 150 milioni da dove nascono? L'altro giorno Renzi ha fatto la presa finanziaria, dice che ci sono 4 miliardi di tagli alle regioni, in Abruzzo significa tagliare 96 milioni di euro. Quando si parla di tavoli di confronto e concertazione è certo impossibile non ripensare all'episodio tra Susanna Camusso e Matteo Renzi, quell'ora di tempo per presentare proposte, per confrontarsi e decidere il da farsi. Il sindacato oggi lamenta l'assenza di colloquio si succedono le proteste come quella nazionale in programma per il 25 ottobre a Roma. Noi vogliamo sperare di no, certo il contesto lo dice, lo dice spesso questa questione, noi vogliamo sperare di no e vogliamo sperare che fino in fondo eh, ci sia invece la volontà di discutere approfonditamente, poi si può rimanere anche di opinioni eh, diverse. La legge finanziaria regionale scade a dicembre, ecco ci si... Dedichi tempo, si capisca quali sono i nessi delle questioni, allora va bene, allora vedremo. 50.000 posti di lavoro, le intenzioni messi sulla carta dal governo regionale. Occupazione dunque, ma come fare a creare lavoro quando si assiste alla chiusura quotidiana di attività e imprese? Va bene, noi l'obiettivo di 50.000 posti di lavoro ci sembra un obiettivo ambizioso, giusto da perseguire, noi lo condividiamo, poi però quando andiamo a vedere sugli strumenti per fare questa cosa, vediamo che questi strumenti sono inadeguati, sia gli strumenti del confronto con il sindacato, sia la ristrettezza del campo. E poi il concetto di famiglia welfare torna alla retorica osservazione che le parole siano uno specchio dove perdersi. Ma noi... Abbiamo conquistato da sempre il diritto ad avere un welfare adeguato, un diritto allo studio, il diritto all'assistenza. Non mi si può dire che il welfare è la famiglia come attacco di un documento di programmazione economica della Regione, perché stiamo tornando culturalmente troppo dietro.